Pietro, ci ha voluto presentare con una presentazione un po' insolita. Io sono Sonia Marzetti, sono qui per il gruppo storia dell'Associazione Culturale Abruzzi, che non è soltanto un'autocitazione, ma ha un senso questa cosa. Io vi dirò tra poco. E siamo qui con il professor Burgio, Alberto Burgio, autore di un libro, come dire, tre bellissimi, per non sapere questo aggettivo che volte, un bellissimo libro che si chiama Il sistema in movimento. E poi sono qui con noi Marietti, autore di uno splendido libro, tanto un bel aggettivo che è Gramsci, il cieco carcere degli eretici, con Luca Paoleso, che è invece autore di un libro che si intitola Ninocchiamo. Questa è una brevissima presentazione e vado avanti con i ringraziamenti per la libreria Coppi Zanichelli che ci ospita, con le case editrici, perché mi sembra che sono importanti citare queste case editrici che in questo momento di crisi del libro in qualche modo si ostinatamente con passione questo, devo fare questo lavoro, e quindi cito dei rapporti del professore Burgio, l'Asino d'Oro e il libro di Noemi Ghetti, che ringrazio in particolare per chi mi ha proposto e che insieme alla libreria Coppi Zanichelli ha organizzato questo incontro, e Fettinelli è il libro di Luca Paoleso. Dicevo, non era un caso citare il gruppo storia, e ci ringrazio la Fondazione Gramsci, Serena Ranelli, che è qui, che ringraziamo moltissimo per essere questa sera con noi. E, dunque, dicevo appunto perché ho citato il gruppo storia, perché qualche anno fa avevamo appena presentato l'altro libro di Noemi Ghetti, L'ombra di Cavalcanti e Dante, ed è cominciata ci siamo accorti che stava cominciando un grande interesse per Gramsci, cioè con me, c'è sempre stato l'interesse per Gramsci, chi è che non conosce Gramsci? Però era cominciato un interesse particolare, e praticamente venivano fuori libri su Gramsci, venivano continuamente riproposti questi libri, ed erano tutti molto interessanti. Però ci accorgevamo, e in questa devo dire che non è solo una grande spinta, che ogni volta che c'era un libro che ci diceva qualcosa di più di Gramsci, capivamo che dovevamo raggiungere il pensiero di Gramsci. In questa ricerca di questi ultimi anni ci siamo trovati questa sera qui, con questi tre libri diversissimi, fatti in momenti completamente diversi, da autori che si conoscevano, e che comunque si hanno delle caratteristiche particolari. Innanzitutto la laicità con cui parlano di Gramsci, il confronto con Gramsci, facendo uscire fuori da soltanto dalla citazione dell'aforismo, ma proprio a confrontarsi con il pensiero di Gramsci, e sono dei libri, potrei dire, tutto sommato di sinistra. Noi non abbiamo moltissimo tempo stasera, quindi passerò subito la parola al professor Burgio, che è qui vicino a me, e con una un pochino provocatoria, professore. Il professor Burgio è docente di storia della filosofia dell'Università di Bologna, e nella prefazione di questo splendido, complesso, completo libro, lei parla, quindi molto subito non faccio complimenti, ma lei dice che Gramsci oggi è, per molti versi, per molte ragioni, inattuale. Io partirò proprio da questa inattualità, io ovviamente, per questa inattualità, e le passerei subito la parola. Purtroppo abbiamo, io ho un pochino di tempo, ma sì. Rispondo puntualmente alla domanda. Se riuscissimo poi ad avere qualche domanda. Sì, sì, ma sarò appunto molto puntuale sulla domanda molto puntuale. Per me è importante perché questa idea di inattualità è anche curioso che sia stato colto il punto. Per me è il massimo di riconoscimento, in verità, si potrebbe dire, perché la inattualità attiene al respiro storico. Io insisto sul fatto che al mio modo di vedere quello che caratterizza lo sguardo di Gramsci è la lettura del presente dentro un continuum che, pur essendo scandito da faglie, da discontinuità, da cesure, da passaggi d'epoca, come lui dice, va tuttavia ricostruito nella sua organicità. Non si comprende la condizione nella quale noi siamo se non si dispone, diciamo una parolaccia, di una filosofia della storia. Ecco, visto che Gramsci è stato non solo decomunistizzato, ma anche sradicato dalla sua tradizione, che è, a mio modo di vedere, la tradizione rigorosamente del marxismo dialettico, e quindi di un marxismo che ha alle sue spalle grande e influente la figura e la lezione di Hegel. Tutto questo, come voi intendete, è veramente lontano dallo spirito del tempo. Io continuo a insistere che
tutto Gramsci, perché lo sforzo che noi dovremmo fare è di leggere il Gramsci dei quaderni senza dimenticare il Gramsci degli scritti che precedono i quaderni, ben sapendo che il grande Gramsci è quello del carcere, e tuttavia senza dimenticare il Gramsci grande dal punto di vista, voglio dire, della produzione teorica, perché Gramsci fu grandissimo anche negli anni del cemento politico, della lotta rivoluzionaria e della dirigente dell'impegno di dirigente politico attivo. Ma normalmente si suole ritenere che tra i due Gramsci sul terreno della produzione teorica e della produzione della elaborazione degli scritti prima e dopo il carcere sussista una frattura. Addirittura azzardo una statistica: su 100 libri dedicati ai quaderni, forse 95 ignorano totalmente gli scritti precarcerali. Siamo a questo. Ecco, io penso che questa sia una ottica fuorviante. Credo che la caratteristica di tutto Gramsci sia appunto questa essenziale inattualità, dalla quale noi, io penso, abbiamo moltissimo da imparare. Grazie professore. Allora passo adesso la parola a Noemi Ghetti, docente e scrittrice. Allora abbiamo visto un libro che affronta il pensiero, lo scritto di Gramsci, ci sono vari macchi capitoli, si parte anche dalla rivoluzione precarcerale, quindi è molto importante, molto concreto. Invece passiamo al libro di Ghetti, che parte da una nota di Dante sul canto decimo. Noi abbiamo qui una dantista di eccezione, che quindi chiedo a una dantista di eccezione cosa ti ha dato questa lettura di Gramsci. Quindi partiamo da un particolare, e nel libro di Ghetti si arriva poi di nuovo però all'universale di Gramsci, la conoscenza di Gramsci universale. Mi sentite? Mi sento. Allora, mi trovo perfettamente in linea con quanto ha detto il professor Burgio un attimo fa, naturalmente da un'angolazione il grande filosofo della storia, mentre la mia è quella di una letterata. E vi racconto brevissimamente qual è stato il mio approdo a Gramsci. Come ho già detto e raccontato, e poi l'ho raccontato anche nel libro, io per tanti anni ho insegnato Divina Commedia nei licei, italiano e latino, questa era la mia cattedra, anche se la formazione di storica dell'antichità e poi di filosofa, questa era la cattedra che ho avuto e questo è il lavoro che ho fatto per tanti anni, per 30, e in 30 anni ho afferrato un bandolo della matassa per fare Dante, anche ragazzi, tutti sanno come è facile fare Dante all'inferno, come è difficile poi far capire, far amare, far comprendere che cosa è il purgatorio, che cos'è il paradiso. In particolare dell'inferno tutti ricordano tre canti, io credo principalmente, di cui uno è appunto il canto degli eretici, cioè il canto detto comunemente di Farinata, e già qui comincia ad appuntarsi la critica di Gramsci su questa titolazione nota, universalmente nota. Ci sono due personaggi, Cavalcante e Farinata. Dopodiché abbiamo il canto di Paolo e Francesca, dopodiché abbiamo il canto di Ulisse, e sono tutti e tre legati a un problema e una questione, che è la questione del pensiero e della conoscenza. Perché Dante mette in scena alla fine del 200 una reale conversione, che è una conversione poetica, umana, filosofica, religiosa, diciamo, da una militanza fatta con il maestro e poco più grande di lui, Guido Cavalcanti, ateo convinto, di cui abbiamo mille testimonianze, tra cui una grande novella di Boccaccio che ci parla di lui proprio come di ateo, e Dante, il quale come voi sapete, nel mezzo del cammino di nostra vita si ritrova in una crisi, in una selva oscura che la diritta via era smarrita, e dopodiché comincia il cammino di ascesa, che non ha potuto fare con le armi e gli strumenti della filosofia, ma solo farà con la teologia. È un ritorno, diciamo, agli scrittori e agli autores medievali della Chiesa, contro i quali era nata la poesia del 200 con Federico II, imperatore scomunicato tre volte, capo del partito ghibellino, ma sconfitto. Alla fine i ghibellini erano stati sconfitti e cacciati. Dante si converte dall'amore per la donna, perché l'epicentro di questa esperienza poetica era anche il fulcro, diciamo, ruotava tutto intorno a una nuova cosa che nel Medioevo certo non c'era, ed era l'amore per la donna. La donna non era l'amore per la donna l'ostacolo
per lo sviluppo dell'identità umana, ma semmai il contrario, voglio dire la promozione, lo stimolo. Venizelli ci racconta che la donna, in maniera blasfema, l'uomo gira, l'uomo gentile, il cuore gentile gira intorno alla donna come gli angeli girano intorno, mossi dal desiderio per Dio. E per questo sarà chiamato a render conto, a essere processato e giudicato nel tribunale celeste quando morirà. E scherzosamente, però, è una canzone dottrinale che viene discussa e quasi parafrasata in negativo nel canto di Paolo Francesco. Bene, allora, questo canto degli eretici, io scrivo tutto questo libro che è frutto di un lavoro trentennale, ma sicuro che questo è stato l'unico modo per far studiare davvero la Divina Commedia, perché si capivano le ragioni allora delle grandi tirate dottrinali, di tutta questa risemantizzazione dell'italiano nato dalla poesia d'amore in chiave religiosa, per cui desiderio è quello degli angeli, ma non è quello della donna, per il cuore non è una parte del corpo, una cosa più brutta, ma vuol dire, eccetera. Tante, sistematicamente, una parola dopo l'altra, riscrive, polemizza, sempre con l'ombra di questo amico, il quale è morto nel 1300, dopo due mesi di esilio, per essere stato esiliato dall'amico Dante. Come priore, in qualità di priore di Firenze, si avvicendavano, essere stato esiliato per ragioni politiche, di tutti i beni suoi e della famiglia, si ammala nell'esilio di Sarzana di malaria e muore due mesi nell'estate del 1300, che è esattamente l'anno in cui viene collocata la Divina Commedia. Su questo diciamo, c'è tutto un giallo che nel libro è raccontato bene sia nel primo che nel secondo, perché Gramsci è il primo che mette a fuoco qual era l'anello mancante di quel stranissimo, allucinato, lucido e angoscioso canto che è il canto cosiddetto degli eretici. Io non ho mai scoperto in tanti anni di studio, vi assicuro, scaffali di saggi sul canto degli eretici e su, non solo sul canto, sul rapporto tra Cavalcanti e Dante, la poesia del 200 e la conversione di Dante, eccetera, eccetera, non ho mai scoperto che esistesse una nota dantesca fatta da Gramsci. Mai trovato, citato da nessuna parte. Ho scritto il mio primo libro quando, vedendo una fotografia su un giornale del fronte, della prima pagina dei quaderni, scritta tre giorni prima del concordato, nel 29, l'8 di febbraio, quando finalmente Gramsci ha carta e penna per scrivere, al quinto posto dei 16 argomenti principali, che finalmente lui è contento di poter spendere come programma di lavoro, 20 anni di carcere gli sono stati inflitti, perché quel cervello non doveva più funzionare, questa è stata la richiesta del pubblico ministero. Benissimo, c'è Cavalcanti, due punti, sua posizione nella struttura e nell'arte della commedia, della Divina Commedia. Poi ho fatto un salto, era una fotografia di pubblicata sul giornale Left, ho fatto un salto, letteratura di vita nazionale, sì, qualche pagina nelle antologie di scuola, ma non è che Gramsci è un autore, forse anche i ragazzi lo sanno, che si studia al liceo, non è studiato, non c'è nei programmi, è proprio cancellato, qualche paginetta te lo danno come martire dell'antifascismo, ti fanno leggere pochissime cose di Gramsci, pochissime. Io non l'avevo mai studiato, sono sempre stata di sinistra, ma forse non quella sinistra, voglio dire, che poi aveva editato i quaderni, non di quella, non precisamente di quella. E quindi mi sono andata a cercarlo e ho scoperto che è una nota corposissima, che esiste, che è stata fatta, che è una nota corposissima, non solo, ma che quella nota era echeggiata quasi alla lettera in alcune pagine che io avevo preso proprio come guida per la mia ricerca, che era del critico Contini, che è un critico piemontese che quindi aveva frequentato lo stesso ambiente in cui si era formato Gramsci, eccetera. Parafrasato quasi alla lettera, l'esergo del mio libro di Contini è praticamente una pagina dei quaderni che non vengono citati, che però Contini, scrivendo il saggio nel 68, già questo è un indizio, non cita. Non perché sia disonesto Contini, forse perché non era di moda, ho pensato io. Va bene. Comunque, afferro questo bandolo e mi metto a cercare e qui parte il libro, la grandissima scoperta. È una pagina, non una pagina, sono molte pagine, un saggio di critica letteraria esemplare che parte dall'impugnare la critica crociana. Come sapete, la critica di Croce tuttora, anche a sinistra, è sempre stata adottata. Io ho lottato per 30 anni contro la critica estetizzante di Benedetto Croce e il metodo critico di Benedetto Croce. Quindi
questo è stato il primo, cioè una, da una scoperta all'altra, voglio dire, poi che Gramsci è il primo che dice non capisco perché non si sono mai chiesti nessuno fino a Isidoro del Lungo quando è morto l'anno, il giorno della morte di Guido Cavalcanti e quando Isidoro del Lungo alla fine dell'Ottocento l'ha scoperto, non è stato messo in rapporto con questo canto di cui tutti, non capisco perché si chiama il canto di Farinata quando il personaggio centrale in cui è in atto la punizione vera che è quella di non poter vedere il presente, perché hanno presunto di voler vedere, di fare previsione del futuro e quindi di voler andando contro la dottrina cattolica, perché prevedere il futuro, voi capite, vuol dire anche eventualmente poterlo intaccare, incidere sul futuro e quindi la provvidenza divina viene messa in discussione. Questo era stato un argomento di Gramsci addirittura di un articolo che aveva scritto nel 18, pensate, sull'Avanti. Il cieco Tiresia si chiamava, sulla cecità, che è la pena che viene inflitta agli eretici, e già era stato citato anche lì. Bene, io da questo bandolo non vi dico la quantità di scoperte, perché per esempio, poi passo la parola, ho scoperto che nella coppia Farinata-Cavalcante, qualcuno si ricorderà che Cavalcante striscia come un'ombra, poi ripiomba perché Dante è reticente, non gli risponde, ma mio figlio è ancora vivo, come tu dici ebbe, hai detto ebbe. Ricordate, se tu vieni qui per altezza di ingegno, mio figlio Guido perché non è con te. E lui gli risponde, perché forse ebbe a disdegno cui io vado, una risposta che è un bisticcio su cui si sono molto... anche le interpretazioni si sono sprecate, perché questo cui io vado può essere Dio, può essere Virgilio, può essere Beatrice, cioè comunque la meta del viaggio dantesco. E quindi la cosa a questo punto diventa velocissima, diciamo, perché sotto questa coppia duplice, Farinata il grande capo ghibellino sconfitto poi alla fine, il capo ghibellino di Montaperti, della battaglia di Montaperti, che poi era stato sconfitto alla cacciata dei ghibellini, veniva dopo, voi sapete, dopo la morte di Federico II, dopo la battaglia di Benevento, eccetera, erano stati sconfitti su tutta la linea. A Firenze sono state rase al suolo, l'intera piazza della Signoria era il quartiere dove avevano tantissime case i Cavalcanti. Rase al suolo sono venute qualche anno fa alla luce le fondamenta di tutte le torri che stavano nella spianata di Piazza della Signoria. Bene, sotto questa coppia ce n'è un'altra, Dante ne nasconde un'altra, ma neanche tanto la nasconde, ed è quella del dissidio tra lui stesso e Guido Cavalcanti, il figlio di Cavalcante. Lì stanno gli eretici. Chi sono gli eretici? Non sono quelli monofisiti, no, gli eretici sono quelli che l'anima col corpo morta fanno, perché gli altri sono seminatori di zizzania, stanno in altri luoghi, quindi sono proprio gli atei irriducibili, sono una categoria particolare di eretici questi. Lì dentro c'è Federico II, guarda caso, insomma ci sono dei compagni. Benissimo, allora dietro questa coppia, e qui diventa dura da dire la cosa, però la cosa, io ho certezza che dietro questa coppia, per la quantità di cose che dimostro, voglio dire, c'è nascosta un'altra coppia, ed è la coppia di Gramsci con Togliatti. Perché in quel periodo la nota viene estesa dall'estate del 30, qui lo studio diventa studio filologico, diventa studio accuratissimo, intreccio di corrispondenze triangolari, perché Gramsci dal carcere scriveva alla cognata, la cognata mandava Sraffa, che era un economista amico, avvocato, che viveva a Cambridge, il quale aveva una libertà, le notizie arrivavano a Mosca dove c'era Togliatti, Togliatti da Mosca in tempi lunghi, ma commentava e mandava. Sono gli unici casi in tutti i quaderni in cui noi abbiamo in tempo reale 2-3 mesi, ma abbiamo il commento di Togliatti su quello che Gramsci nelle lettere racconta di star scrivendo sulla sua nota dantesca. È l'unico caso di tutti i quaderni. E in questi 2 anni, questi 2 anni dal 30 al 32, se volete, sono i più sanguinosi, perché sono gli anni in cui c'è la svolta famosa staliniana totalitaria, e Gramsci invece nel carcere andava progettando una costituente di transizione, parlava nel collettivo del carcere degli altri carcerati, e questa cosa suscitò uno scalpore, e abbiamo i memoriali del carcere che raccontano questa cosa, per cui Gramsci entrò in scontro, Togliatti mandò il fratello Gennaro, poi magari ci parlerà il fratello Gennaro, che era un anarchico, vero? Era un anarchico, che lo mandò a Turi per informarsi veramente su quello che stava pensando, perché Gramsci era il segretario del partito,
segretario del Partito Comunista. Togliatti si era già preso la libertà di non consegnare una lettera nel, anche questo è grave, nel 26, pochi giorni prima dell'arresto, una lettera al Comintern che lui aveva mandato di dissenso rispetto ai metodi usati con, per perseguitare Drosky, eccetera. E qui chiudo, insomma, vi lascio in sospeso perché il giallo poi è lungo, è molto lungo, è molto interessante, è appassionante. L'ultima cosa è che in quegli stessi anni Gramsci stava traducendo gli scritti giovanili di Marx e andando alla ricerca, perché qui il discorso è fortemente politico, è fortemente teorico, andando alla ricerca non di una revisione, ma di uno sviluppo ulteriore, di una modernizzazione e attualizzazione del pensiero di Marx, alla luce di fatti sanguinosi come appunto il bagno di sangue del 70, che il professore illustra benissimo l'importanza della Comune di Parigi di questa cosa. Quindi veniva liquidata la figura di Gramsci al congresso di Colonia, fatta sparire dalla scena. Veniva fatta sparire dalla scena ed era vivo. Il congresso di Colonia è dell'aprile del 31, la nota finisce nel 32. La stesura della nota dura 2 anni e sono anni tragici in cui la moglie di Gramsci è finita in un manicomio, anche in una clinica per malattie mentali, lei è lì con i bambini, cioè insomma è a Mosca. Quindi il libro è una miniera, diciamo, di scoperte, è stata per me una miniera di scoperte, soprattutto la grandezza di quest'uomo e del suo pensiero teorico, della sua dimensione umana, affettiva, privata, quest'occhio sui bambini, sulle donne, sui figli, sugli artisti, cioè questo sguardo, voglio dire, anche sulla realtà irrazionale, che non è quello, diciamo, proprio comune, diciamo, nel mondo comunista. Questo mi è sembrato importante, questo non per essere anticomunisti, perché io non sono anticomunista, io penso che Marx è un lascito importantissimo e va studiato, però va completato con il pensiero di Gramsci. Sì. Allora, quindi adesso abbiamo visto quindi un libro complesso, generale, il sistema di movimento. Abbiamo visto come Gramsci si può approcciare con una, diciamo così, con una coerenza, partendo dallo studio di questa nota campista. E adesso passo la parola a Luca Bolesio con il suo libro, perché stasera è veramente una serata particolare, cioè, ringrazio la generosità di questi autori, con i nomi chiave, che è un libro particolare perché è fatto di 3 livelli, possiamo dire, c'è il disegno, incredibile, una linea che disegna un Gramsci che è incredibile, ci sono poi le descrizioni sopra delle figure, poi ci sono infamizzati dei brani, dei quaderni, dei testi di Gramsci, anche di giornali scritti dai carcerari. E quindi di nuovo torniamo all'universale, perché il bambino che viene descritto in questo bambino Gramsci ha l'universalità del sentire dei bambini, forse non so, potete dire che forse Gramsci non è tradito questo sentire, ma lascio la parola a te Luca, come sei arrivata a questa geniale racconto di Gramsci che ci rende universale come i due precedenti, anche se in maniera diversa. Ringrazio il professor Burgio di aver accettato la condivisione della presentazione dei libri dalla casa editrice di Via Provi. Io sono un caro amico di Sergio Bianchi, che considero un maestro di narrazione. Ringrazio la casa editrice e il senatore che mi ha invitato per discutere di questo importante libro di Noemi, soprattutto perché ci racconta una storia molto suggestiva dell'integrazione del Teatro Decimo dell'Inferno, un momento importante della storia della rivoluzione della città italiana, ma non soltanto. E io sì, ho fatto un fumetto, quindi sono un po' come sempre fa la parte dell'intruso quando parla l'Accademia o quando parla la scienza. E sono un membro della famiglia Gramsci, un pronipote, ho vissuto in Sardegna, il paese dove si è costituita la memoria sarda Gramsci, di Larza, e sono uno spettatore vivente della memoria di Antonio, di come si è costruita la memoria di Antonio dal non soltanto la guerra oggi, perché sono troppo giovane, ma a un certo momento negli anni 70, da quando si è costituita la casa museo Antonio Gramsci, una casa museo che vi invito tutti ad andare a visitare, perché non soltanto è un momento di visita commovente, perché si vede il luogo dove Gramsci è vissuto, ma anche perché la memoria è stata raccontata ed è come se si fosse fossilizzata negli anni 40, dopo guerra. L'ultimo documento che accompagna la visita al museo è quella del momento in cui le lettere dal carcere di Gramsci, 47 anni, il premio, eccetera.
10 comincia a frenare il PC stesso, si dissocia dall'ortodossia del Partito Comunista, Gramsci viene allontanato perché Gramsci era servito al PC per creare le direttive del pensiero del partito. Gramsci rimane però, e sono più che altro uno spettatore di questa seconda biografia gramsciana, perché negli anni 80 l'interesse si è allargato, si sono andati a guardare innanzitutto partendo dalla Sardegna, i rapporti che Gramsci aveva con la sua famiglia d'origine, e più avanti ancora ai giorni nostri, le librerie sono piene di testi che riguardano invece il complicato rapporto non soltanto di Gramsci con la sua famiglia stessa, non quella sarda ma quella sovietica, perché negli archivi sono usciti i documenti che ci raccontano che Giulia, la moglie, era un membro necessario del KGB, così come erano tutte però le compagne degli uomini politici di allora, quelli che si sposavano, avevano rapporti con donne russe. Ci raccontano un rapporto difficile e controverso col suo vecchio compagno di partito, il Palimiro Togliatti, e anche quel rapporto va... Più vicino. Io parlo malissimo. No, solo più vicino. Ah. Ci raccontano quindi un'altra vicenda, quella del controverso rapporto con Palimiro Togliatti. Allora, quella con l'amico Sraffa, la cognata Tania, che fino agli anni 70 era stata raccontata come una figura fondamentale, perché il centro degli affetti più vicino a Antonio, perché fu quella che fu messa accanto a Antonio durante il periodo carcerario e che lo accudiva. In realtà si scopre che anche lei era un membro chiaramente del KFD, il futuro KGB, trascriveva le lettere di Antonio e il contenuto delle lettere private le trasferiva a Sraffa, e da Sraffa finivano a Mosca, e quindi tutta questa complicata rete ci fanno, se non ci raccontano niente di più di Antonio Gramsci in sé per sé, perché lui sapeva a scrivere in carcere, ci rendono invece la sua figura un po' abbandonata alla sua solitudine. E dovendo io, avendo avuto l'idea di ricostruire la storia di Antonio Gramsci, inizialmente il mio progetto era quello di raccontare ai bambini che fanno la visita di questo strano museo, diciamo, realmente questa figura storica che li accompagna, perché comunque vivono nel luogo dove Gramsci è vissuto, il personaggio era nato per questo, bambino, perché raccontasse attraverso i racconti che mi veniva fatti dalla mia nonna sulla vita giovanile di Antonio, la sua storia, invece poi è diventata un'altra cosa, ma volendo scrivere questa nuova narrazione, non ho più fatto una biografia, ma sono stato costretto a fare una fantabiografia. Da parte il fatto che utilizzi non il disegno, anche graficamente, la riproduzione dell'immagine di Antonio quando era piccolo, ma la sia completamente reinventata, vicino, grazie, tutta testa e niente corpo, gli occhialoni, sembrava un super eroe senza superpoteri, insomma un nerd, un Clark Kent che non si traveste da Superman, la storia, non potevo tacere questa parte nuova di storiografia, io faccio un po' di satira, e quindi in questa narrazione metaforica della vita complessiva di Antonio Gramsci, fatta resa a fumetti, un fumetto, essendo Gramsci, con le note a piedi pagina, state attenti, non è un fumetto facile, tuttavia prendo spunto da queste piccole suggestioni, o fatti storici, che poi hanno anche provato, non provato, aspettiamo che gli storici trovino altri documenti che ci raccontino la storia nei dettagli, e tuttavia sempre fatta biografia, e anche Palimiro Togliatti rientra in questa narrazione, tutto forma della mia immaginaria, perché questa è il massimo che mi sono potuto concedere in questa cosa. E sì, Gramsci funziona molto bene come bambino, non soltanto perché la struttura e il movimento, come ci raccontava Borgia poco fa, degli scritti, se uno arriva a leggere tutto, si capisce qual è il meccanismo e capisce qual è il sistema gramsciano, e tuttavia è un modo di procedere giovane. Gramsci nei quaderni del carcere fa delle annotazioni che poi riprende, come
come se fosse un grande progetto di studio per un futuro, come se fosse un laboratorio che gli servirà dopo, che non aveva intenzione di morire in carcere, quindi si vede che... Ed è un sistema da giovane universitario quasi, no? Chi si prepara a scrivere uno più lì, intanto prende tutto quello che gli... le suggestioni che gli provengono e comincia a sistematizzare, secondo chiaramente un pensiero che lo ha ben ponderato in mente. E dall'altra, appunto perché sono abituato a mangiare pane e grancia quando sono bambino, mi sono accorto che tutte le testimonianze di chi aveva avvicinato Gramsci in vita, sia da giovane che da adulto, ci raccontavano di questa straordinaria capacità dentro Gramsci di leggere la contemporaneità, i fatti che gli capitavano. E da una persona così colta, così piena di cultura, così si immaginerebbe un rapporto mediato da questo grande universo di suggestioni culturali o scientifiche. In realtà aveva una presa di vista diretta, come quella che hanno i bambini nei confronti del mondo, riusciva a capire molto bene i fatti della storia senza complicarli troppo dal suo bagaglio culturale. E quindi ecco perché poi alla fine è nato Nino Mi Chiamo, questo personaggio ve lo presento. Mi ripeto, il tempo mi è preso brevissimi perché sto dicendo tantissime cose. Questa serata è veramente, me ne accorgevo sta facendo stamattina, è veramente importante per questo confluire su Gramsci, e veramente di nuovo ringrazio per la visita di questi dei nostri ospiti. C'è una cosa, c'è qualche, non so, vogliamo dire, se io vorrei un attimo, lo farò un secondo giro, se posso un attimo chiedere una cosa al professor Burgio, perché dunque abbiamo visto che quindi è estremamente inattuale Gramsci, perché come dice il professor Burgio parla oggi del nostro scienziato, quindi questa è la grande qualità di Gramsci come autore. Io leggendo questi libri ho avuto la nostalgia di Gramsci, senza averla conosciuta, la nostalgia del livello di discussione, quello che dice te, Luca. C'è una cosa, professore, che volevo chiederle. A pagina 331 lei mette insieme un riferimento, un testo precarcerario, dove si parla delle mille cose di questo libro, e vi consiglio di leggere veramente tutti e tre perché si compenetra. Io ho avuto a volte la voglia di leggere un libro e andare a vedere un altro perché c'è uno dei richiami. Gramsci parla della massa, fa dei riferimenti, non spreca parole, tutte le cose che lui dice sono parole veramente precise. E lui parla della massa e le scrive prima, riprende questo concetto in carcere 15 anni dopo. Dice la stessa cosa, si chiede il professor Burgio. Ecco, io qui c'è un ricordo personale mio. Io mi ricordo quando studiavo alle scuole superiori, l'insegnante che mi disse: sì, Gramsci poi ha scritto tante cose, ma sono disordinate, non si possono leggere. Ma io devo dire che come studente non mi sono ribellata, ci ho creduto che erano tanto disordinate. Quindi magari sono andata a leggere le cose di Tasco, delle cose che mi dicevano di leggere. Ma non è così, l'ho capito adesso. E quindi il professore dice: cambiano le cose, c'è un sistema in movimento. Quindi un pochino volevo chiedere al professore questa cosa degli appunti, delle cose che non si leggevano, c'è invece una coerenza incredibile, e lo stiamo dicendo a questo punto, e quindi vorrei che lei ci dicesse qualche cosa in più rispetto a questo modo di pensare, questo pensare in movimento. Io ripeterò un po' quello che dicevo prima. Io sono convinto che, intanto, una cosa che mi viene in mente adesso, che credo che sia naturalmente controvertibile ma non irrilevante, il paradosso è che Gramsci, secondo me, pur essendo una figura gigantesca della storia politica italiana e non solo italiana, tuttavia ha un rapporto con la realtà che è in prima battuta e quindi fondamentalmente un rapporto di un intellettuale, nel senso migliore del termine. Cioè Gramsci si getta, come voi sapete, nella lotta politica, addirittura non si laurea, smette di studiare, comincia a fare il giornalista,
sceglie l'azione, diciamo. E invece io credo che, nonostante questa scelta che compie sotto il dettato della necessità, di quella che per lui è la necessità, e cioè il conflitto sociale, il conflitto politico, l'organizzazione del conflitto sociale e politico, quando ancora la prima guerra mondiale non è finita e quando giungono gli echi della rivoluzione d'ottobre, questa è la temperie nella quale Gramsci si, come dire, assiste alla propria formazione e quindi obbedisce ad una vera e propria vocazione. Nonostante questo, io credo che l'imprinting dello studioso lo accompagna tutta la vita. Allora, l'imprinting dello studioso che cosa significa, che cos'è? È precisamente l'organicità. Guardate, dico il paradosso, per me è una condanna all'organicità, anche in coloro i quali si ribellano contro l'organicità, anche il rifiuto postmoderno della coerenza implica la coerenza, se voi ci pensate, no? Basta declinare il paradosso dello scettico per intuirlo, no? Cioè, qualunque affermazione ha una coerenza interna. Lo sguardo dell'intellettuale obbedisce al bisogno della coerenza. Ora, questo che cosa significa? Significa che quello che Gramsci scrive nel 1921 lo ritroviamo tale quale nel 1928? No! Significa però che, se siamo pazienti, molto di quello che leggiamo all'altezza del 29 o del 32 o del 34 trova, non tutto naturalmente, ma molto trova antefatti, antecedenti, premesse, elementi embrionali, germi. Questo è quello che secondo me uno storico del discorso gramsciano, non soltanto dei contesti più o meno pertinenti, perché vedete, su questo voglio dire una cosa, una lettura storica di un testo si può fare a moltissimi livelli, si può leggere il testo da storici del movimento comunista, si può leggere il testo da storici della storia d'Italia, il testo gramsciano intendo dire, si può leggere il testo gramsciano da storici del pensiero politico o da storici della biografia intellettuale di Gramsci, si possono fare moltissimo lavoro e tutto è molto importante, però la mia sensazione è che nella periodizzazione dello sviluppo del discorso su Gramsci, per ragioni che attengono in larga misura alla vicenda politica dell'uso di Gramsci in Italia, parlo del nostro paese in particolare, vi sia una preponderanza non felice, non giovevole, della storiografia politicamente motivata. Guardate, c'è un dato evidente, che la comunità scientifica che si è prevalentemente dedicata a partire dagli anni Ottanta allo studio di Gramsci non è quella dei filosofi e non è neanche quella degli storici, è quella degli storici delle dottrine politiche, che sono una cosa molto particolare, perché lo storico delle dottrine politiche, con grandissimo rispetto per la disciplina, absit iniuria, no? non è affatto una ma spesso e volentieri inquadrano in una prospettiva alquanto riduttiva l'ampiezza della problematica teorica di un discorso che è anche politico, ma non esclusivamente politico, e hanno una lettura di tipo un po' funzionalistico, e cioè: come leggo quello specifico discorso politico, lo riconduco alla vicenda politica immediatamente retrostante. Questo nel caso di Gramsci, secondo me, è talvolta alquanto fuorviante. E la questione del rapporto che Gramsci intrattiene con Togliatti, piuttosto che con il partito di Mosca, piuttosto che con il Partito Comunista d'Italia, è certamente molto significativo, ma non mi risolve
se non una parte, e qualche volta una parte molto limitata dell'orizzonte problematico del testo. Quindi ritrovo tracce del Gramsci, del Gramsci precarcerario nei quaderni, senza nessuna immediatezza, nessuna meccanicità, rifiuto l'operazione dello spezzatino. Poi vorrei anche dire che lo spezzatino è buono da mangiare, però in generale è un'operazione padronale. Sembra molto, insomma, molto interessante il professor Buggio, quello che ci ha detto su questa cosa, e devo dire che effettivamente è ora di riprendere il discorso su Gramsci, seguendo un po' anche quello che diceva, e di avvicinarci sempre più al discorso con Gramsci. Negli ultimi anni molti dei libri che sono usciti ci hanno un po' sviato, e sembrava sempre che fosse un tentativo di rinascondere Gramsci. Gramsci adesso invece è studiato, perché tutto sommato è un dibattito troppo interessante, io penso, per la sinistra. E volevo un attimo, noi mi vuoi dire, volevo lasciare un po' di tempo per le domande del seguito, però volevo un attimo riprendere un po' il discorso di Comeni sul fatto il tuo aver visto e in qualche modo seguendo anche quello che diceva il professore, cioè il Gramsci tutto tondo, cioè tu hai inframmezzato, sei riuscito a mettere insieme il Gramsci studioso, serissimo, il libro racconterà come lui è arrivato anche attraverso gli studi universitari, c'è tutta una storia interessantissima con il professor Cosmo, ci riporta anche gli anni di studenti, e la sua vita, il suo non... c'è la sua completezza anche nei rapporti con i familiari, con i figli. Effettivamente è vero come si dice, anch'io delle volte ho trovato il Gramsci che si occupa delle lettere dei figli, il Gramsci che si occupa della moglie, insomma è un personaggio enorme, dobbiamo un attimo di cercare di studiarlo, e questa è l'esigenza che abbiamo di studiarlo proprio come si studia anche all'estero, perché non è possibile che si studi tantissimo all'estero in italiano. Scusa che non volevo dire. Sì. Non so se rispondo direttamente a questa domanda. Sì, per me è stata una scoperta Gramsci, è stata una grande scoperta, è stata, forse oserei dire che la considero tra le due letture più formative della mia vita, quella di Gramsci, i due autori più formativi della mia vita intera. Gramsci è un grande filologo, è un grandissimo scrittore, modernissimo, usa la lingua in una maniera straordinaria, non è riassumibile. Non si fanno riassunti di Gramsci, è difficilissimo, togli una parola e alteri mezzo, e perdi un pezzo del pensiero, perché è essenzialissimo nella costruzione, ma di una modernità straordinaria. Questo uso della lingua così mirato, è l'uso di un filologo, il quale impernia tutta la sua intera teoria, scusate ma io rivendico anche la mia specificità letteraria, a partire dalla questione della lingua. Guardate che lui la chiama questione e non questione, cominciamo già da qui, che non usa l'italiano corrente, ma la chiama questione, c'è questo verso per cui la parola, il suo modo non è questione ma è questione, e la questione della lingua nasce con Dante, con De Vulgari Eloquentia, e va intrecciata strettissimamente, qui entriamo nel tema della laicità che ci siamo dati anche questa sera come un filo conduttore per una nuova sinistra laica. Fino a qui la sinistra è stata dominata, se vogliamo, dal cattocomunismo, dal dopoguerra in poi, per le guerre, lo Stato, gli atti eccetera, abbiamo avuto una riduzione, diciamo, della sinistra esclusivamente al cattocomunismo. Questa cosa non ha giovato, diciamo, una dialettica interna, che era la cosa a cui Gramsci teneva, sottolineava sempre tantissimo. La dialettica, l'importanza della dialettica, mai la prevalenza dittatoriale di un pensiero unico. Io lo dico perché ho insegnato 30 anni a scuola e non ho scelto apposta la carriera universitaria per non dover sottostare a queste leggi, perché, o perlomeno per non essere vessata da queste leggi, ho fatto l'insegnante di liceo, così almeno in classe facevo il mio senza che nessuno mi rompesse troppo i piani, diciamo. E la questione della lingua è una questione eminentemente politica e di potere, la questione della lingua, così come comincia già a impostarla Dante nel De Vulgari Eloquentia, e si intreccia con la questione cattolica e a partire dal 1870 anche con la questione vaticana, perché Gramsci
costruisce una teoria dell'egemonia, della sua nuova egemonia. Non è che l'egemonia se l'è inventata Gramsci, l'egemonia, lui dice, c'è stata, cioè, la classe egemone c'è da tantissimo, anzi è una casta egemone, se non sbaglio a usare il linguaggio, e c'è, dice, da secoli e secoli c'è un'egemonia cattolica la quale governa ogni volta che c'è una situazione di crisi, eccetera, eccetera, si impone la questione della lingua e a fronte della tenutissima babella delle lingue bisogna rivendicare che la lingua è quella di Dante. Infatti noi abbiamo un padre della lingua italiana, mentre non si conosce un padre della lingua tedesca o un padre della lingua chissà come mai. O un padre di una lingua inglese, pur essendoci grandissimi scrittori, o un padre della lingua francese, perché se c'è un padre della lingua tedesca forse è Lutero, con la traduzione della Bibbia. È un po' strano questo, no? Allora, la Divina Commedia è il nostro Vangelo linguistico, è il padre della lingua, esatto, e lui fa un'operazione precisa di latinizzazione, di spiritualizzazione della lingua. La questione della lingua si lega strettissimamente con la storia degli intellettuali italiani, che è una delle spine dorsali dei quaderni. La storia degli intellettuali italiani, che è una storia straordinaria, perché non sono mai, sono sempre stati intellettuali cosmopoliti e al servizio delle classi dominanti di tutta Europa. E infatti pensate a Petrarca, pensate anche alle vicende pittoriche. Dalla storia degli intellettuali italiani si innerva in un'altra ricerca grossissima che Gramsci fa, che è quella della questione meridionale, ponendola in una maniera diversa da come la posta il più grande Salvemini. La questione meridionale, che lui stava scrivendo quando viene arrestato e che riesce anche a nascondere dentro dei giornali, per cui passa e viene stampata negli anni 30, la questione meridionale, se volete, come impostazione e come metodo, insieme all'esperienza che era stata del biennio russo, dei consigli di fabbrica e quindi della promozione dell'emancipazione, diciamo, degli operai in quel caso, che non era per l'emancipazione era indispensabile la formazione di una nuova cultura, una cultura che venisse dal basso. Allora questa è la questione meridionale, va a finire ed è il nocciolo centrale, se voi cercate bene, per questo è un sistema in movimento, perché tu se ti ami, è uno sviluppo progressivo, diciamo, di un pensiero che non conosce fratture, non conosce neanche menzogne. In questo senso io ho individuato il cuore vero dei quaderni. Quando l'ho detto ho scandalizzato qualche autore gramsciano, si è messo a ridere e mi ha detto: ah sì, certo, dei quaderni si può dire tutto, si può dire anche quello che dici te. Io ho detto, secondo me, il cuore, che è poi lo scontro, anche il cuore dello scontro interno nel Partito Comunista tra il massimalismo di Bordiga e poi Togliatti, e invece, detto alla luce della mia esperienza, anche politica negli anni 60, 70, eccetera, il cuore è che Gramsci, essendo un autore che privilegia sempre la verità della conoscenza e la sincerità della conoscenza, non accetta compromessi. È un autore che certamente vede alleanze possibili, ma alleanze che non sono associativismi, che non sono compromessi, che non sono patti lateranensi, che non sono articolo 7 del concordato promosso, della Costituzione promosso da Togliatti. È un autore, io dico ateo, perché non riscontrerei, io ho allineato pagine su pagine sull'ateismo di Gramsci dai primi scritti giovanili fino alla fine. Il cuore dello scontro irriducibile poi alla fine, se voi volete, è questo, quello che è uscito, che è venuto fuori. Anche Stalin si riferiva alla Chiesa Ortodossa, e Togliatti nel 1936 mandava anche in nome di Gramsci una lettera ai fratelli in camicia nera, chiamandoli a collaborare sulla base del progetto, del programma del 19. C'era Ruggero Vieco. Quindi voi capite che, allora, il cuore, diciamo, per me della ricerca di Gramsci come metodo, come contenuto, sistema in movimento, vuol dire che non c'è una verità dottrinale data, nemmeno il corpus marxiano. Traduce gli scritti giovanili, questa cosa dà così tanto fastidio che gli scritti giovanili sono stati pubblicati nel 2007. Sì, la traduzione degli scritti giovanili di Marx, che Gramsci ha fatto sulla base di un'antologia che aveva di scritti giovanili, gli ultimi usciti dopo la morte di Gramsci, di Marx, sono stati pubblicati nel 2007 e sono preziosissimi, perché sono un lavoro teorico, non sono una mera esercitazione distensiva, come è stato detto, scritto da Gerardana, sono un lavoro teorico, con cui mi fermo.
Rapidamente in locale, ovviamente, perché mi ha colpito molto il discorso del ricordo di Gramsci che riusciva a leggere la realtà del momento. Cioè, nel tuo libro tu riporti un articolo del Libro del Popolo, 26 novembre 1917, c'è stata la Popolo Caporetto, la prima guerra mondiale, la tragedia della prima guerra mondiale, e sul Nuovo Libro, in cui c'è una descrizione che io trovo incredibile, perché è un anno particolare, perché sono successe tante cose. Il 13 si dice che la guerra, nessuno aspettava la guerra, il 14 scoppia questa guerra che è un disastro, nel 17 già c'è stato tutto l'orrore delle trincee, eccetera. Lui parla in una maniera della guerra che mi ha molto colpito. Io non ho tempo di leggerlo perché mi devo rimandare al libro, però questo, lui capisce questa guerra che è diversa. Tre anni di guerra hanno reso sensibile il mondo. Noi sentiamo il mondo, prima lo pensavamo solamente, sentivamo il nostro piccolo mondo, eravamo compartecipi dei dolori, delle speranze, delle volontà, degli interessi del piccolo mondo nel quale eravamo immersi più direttamente. Ci saldavamo alla collettività più vasta solo con uno sforzo di pensiero. Ora la saldatura è diventata più intima, vediamo distintamente ciò che prima era incerto e vago, vediamo uomini, moltitudini di uomini dove ieri non vedevamo che stati o singoli uomini rappresentati. Io lo trovo un'attualità questa cosa rispetto a noi oggi che siamo abituati a vedere l'interfaccia di tutto quello che succede nel mondo. Questa sensibilità al mondo che lui nota, coglie durante la prima guerra mondiale, io lo trovo incredibile. Si accoglie il pensiero di quello che sta succedendo, no? E questo guerra in questa maniera. Quindi questo mi ha colpito moltissimo. E questo nel 17, scritto questa cosa, la trovo. Ah, visto che siamo a fare letture, chiudo così. Con un'altra lettura di Gramsci, questa è tratta da un articolo da Quaderni del Carcere del 29, periodo difficilissimo, anno della crisi del mondo, crolla la borsa di New York, il mondo si sta rovesciando, se non si aspettavano tutti la grande spallata, e poi finalmente va il socialismo del mondo. Gramsci chiuso in carcere, fa le notazioni certamente sulla crisi e dà le sue giuste considerazioni, vi invito comunque a leggere. E facendo una piccolissima chiosa prima di concludere, dico leggete Gramsci, perché Gramsci, almeno per quanto riguarda me, l'ho trovato facile, sì, ha una lettura facile, parte la parte filosofica, è comunque un classico, come si può leggere Dante, si può leggere anche Gramsci, ci parla, e ci parla nel 29, parlando della crisi che ci stava vivendo, poco tempo dopo ci sarebbe stato Hitler come cancelliere in Germania, il mondo sta cambiando, lui chiuso in cella, riceve dei giornali, legge, si informa, certamente non può sapere tutto, però un'idea se la fa. E stranamente, nel 29, tra le tante cose che scrive, non scrive tanto di cosa non scrive, perché gli uomini sono in requietica, una delle parti più belle dei quaderni, che ho segnato, ci riporta chiaramente nel... E ti dà anche una risposta. Da che viene l'irrequietezza? Perché l'azione è cieca? Perché si fa per fare? Intanto non è vero che irrequieti sono solo gli attivi ciecamente. Avviene che l'irrequietezza porta all'immobilità. Quando gli stimoli all'azione sono molti e contrastanti, l'irrequietezza appunto si fa immobilità. Si può dire che l'irrequietezza è dovuta al fatto che non c'è identità tra teoria e pratica. Ciò che ancora vuol dire che c'è una doppia ipocrisia. Cioè si opera, mentre nell'operare c'è una teoria o giustificazione implicita che non si vuole confessare, e si confessa, ossia si afferma, una teoria che non ha una sua corrispondenza nella pratica. Questo contrasto fra ciò che si fa e ciò che si dice produce irrequietezza, cioè scontentezza, soddisfazione. Ma c'è una teoria, ma c'è anche ipocrisia. All'irrequietezza si cerca una causa fittizia che, non giustificando e non spiegando, non permette di vedere quando l'irrequietezza stessa finirà. Le responsabilità maggiori di questa situazione sono degli intellettuali e degli intellettuali più anziani. In realtà gli anziani dirigono la vita, ma fingono di non dirigere, di lasciare ai giovani la direzione, ma anche la finzione ha importanza in queste cose. Ciò che aggrava la situazione è che si tratta di una crisi di cui si impedisce che gli elementi di risoluzione si sviluppino con la celerità necessaria. Chi domina non può risolvere la crisi, ma il potere di impedire che altri la risolva, cioè ha solo il potere di prolungare la crisi stessa. Ora, veramente un filologo gramsciano guarda questa interpretazione gramsciana con Ferenzo 79, giustamente dove si studia, che studiano anche i testi, però effettivamente è un autore intelligente, si capisce, magari aiuta anche
Abbiamo 10 minuti, ci siamo tenuti. Qualcuno vuole fare una qualche domanda? Sì. Sì, le chiederei di venire qui per un problema di audio. Di audio, esatto. Di audio. Sente pochissimo. Sì. Il professor Belcastro. Io sono Salvatore Belcastro di Ferrara. No, io vorrei una domanda alla professor Borgio, ma probabilmente riguarda un po' questa domanda. Quando, secondo voi, è iniziato veramente il momento in cui è avvenuta la deviazione di Gramsci rispetto a quella che era la linea di Togliatti? Non è posta bene la domanda, lo so, perché non è una deviazione di Gramsci, ma è la respiro che hanno deviato. Ma in quale momento? Perché ho chiesto al professor Burgio? Perché c'è una relazione storica importantissima che è iniziata nel 26. Nel 26, Gramsci invia una lettera al Comintern in cui critica la politica di Stalin, perché Stalin aveva fatto il congresso internazionale, eccetera, aveva, Stalin insieme a Bukharin aveva messo da parte gli altri, in particolare Trotsky e il gruppo di Zemlett, eccetera, insomma, non ricordo neanche tutti, ma alcuni sono impronunciabili. Li aveva messi da parte perché? Perché aveva modificato radicalmente la politica economica di Lenin. La politica economica di Lenin si basava sulla questione meridionale di cui si era occupato Gramsci, cioè a dire i contadini in primo piano. Quindi la politica dei contadini, la politica dell'agraria, era quella che doveva portare avanti il comunismo internazionale. E invece Stalin modificava questa linea e la spostava sull'industria. Perché? Perché puntava, o meglio, lui diceva che la Russia sarà aggredita. In realtà non sappiamo se lui sapesse già che la Russia sarebbe stata aggredita oppure progettasse che la Russia potesse aggredire. In ogni modo concentrava tutta l'economia russa verso l'industria, e su questo che è nato il contrasto. Il contrasto è iniziato nel 26, perché prima del 26 erano tutti sulla linea di Gramsci. Lo stesso, su questo poi il professor Burgio mi dirà se è vero o non è vero, perché io sto guardando il problema dal punto di vista storico, mi interessa veramente di storia, per quello che mi rivolgo a lei. Però anche ho letto attentamente il libro della professoressa Valeria Ghetti, che è abbastanza documentato, è molto preciso e accenna già a questi problemi. Ne parla nel terzo capitolo, ne accenna qualcosa del genere. Okay? Quindi questa è la domanda. Poi si è sviluppata la divaricazione tra i due. Perché si è sviluppata? Perché è andata avanti la politica di Stalin da una parte, mentre Gramsci è rimasto fermo su quella che era la linea della... quindi mi fermo, perché se no lo voglio fare io un discorso. Sono loro che... Appunto, da storico, le rispondo, diciamo, a storico da storico, qual è il problema? Perché se la questione è due massimi dirigenti del Partito Comunista d'Italia sono d'accordo su tutto, no, non sono d'accordo su tutto. Se il problema è c'è un conflitto tra questi due, allora Gramsci diventa la persona da tradire piuttosto che da mettere in condizioni di non nuocere, allora voglio dire, pensate che cosa succede agli albori del Partito Comunista d'Italia con un conflitto dirompente tra Gramsci e Bordiga, dove Gramsci è l'uomo di Mosca. Allora, intanto la prima cosa che mi sento di dire è: se da storici guardiamo a questa realtà, partiamo dalla consapevolezza che il conflitto durissimo
dentro i gruppi dirigenti, soprattutto nei partiti comunisti negli anni, tra la fine degli anni 20 e gli anni 30, è la norma, è la norma, è la vita stessa di quei gruppi dirigenti. E da questo desumere che c'è una divaricazione storica, strategica, una incompatibilità di posizioni, secondo me è sbagliato. Questo per quello che riguarda il Gramsci prima del carcere. Il Gramsci dopo il carcere, ma cosa volete? Il Gramsci dopo il carcere è necessariamente un dirigente politico dimezzato e lui ne è pienamente consapevole, perché non dispone delle informazioni del farsi continuo e del trasformarsi costante della situazione, in primo luogo in Unione Sovietica, ma non solo in Unione Sovietica, non dispone delle informazioni sullo scacchiere delle forze, sui rapporti di forza, sulle necessità che anche Togliatti a suo a malincuore riconosce di dover accedere a compromessi, di doversi far andare bene scelte che non condivide. La mia, come dire, il mio disaccordo con una lettura che enfatizza queste cesure non attiene alla importanza delle cesure, ma alla lettura che se ne fa. Perché che cosa si desume quando si focalizza questa problematica e la si, in qualche modo, la si enuclea da quello che a mio modo di vedere è il contesto di senso, come provavo a dire, dell'opera gramsciana? Beh, se ne desume un divorzio irreparabile, irreversibile di Gramsci dalla vicenda della costruzione dell'Unione Sovietica. Questo è falso. Nei quaderni Gramsci continua a guardare all'Unione Sovietica, lui dice addirittura come ad un rinascimento. Allora è chiaro che è critico nei confronti di alcune scelte che poi noi ex post possiamo... Non lo dice prima, però, non lo dice dopo, lo dice prima del 31... È un continuo, guardi, è un continuo, perché per esempio c'è la nota sui sistemi di elezione in cui dice lì hanno la modalità migliore per la costruzione della classe dirigente, perché lì effettivamente c'è una costruzione democratica dal basso, un elitismo dal basso. In Gramsci c'è la speranza, e d'altra parte guardate, se Gramsci avesse rinunciato a sperare nell'Unione Sovietica, dico qualcosa di forte, ma secondo me sarebbe morto prima, perché l'esigenza di credere che effettivamente dall'altra parte del mondo si costruisse una nuova società, io credo che lo tenesse in vita in larga misura. Poi questo non significa essere d'accordo con le scelte che faceva il gruppo dirigente, delle quali peraltro lui ben poco sapeva, ma ecco, tenderei a non leggere tutto a partire da qui come talvolta, non è il caso naturalmente delle domande che mi vengono poste, ma diciamo come talvolta si tende a fare, addirittura poi rileggendo tutti i quaderni come la dimostrazione di un divorzio di Gramsci, che addirittura avrebbe scoperto da ultimo la volontà di per qualcuno di convertirsi sul terreno religioso, per altri di convertirsi sul terreno politico, perché lei lo sa, no? Che ci sono stati, vengono scritti libri in cui gli Stati Uniti sono la terra promessa di Gramsci, no? Gramsci sognava di andare negli Stati Uniti, Gramsci diventa addirittura il quaderno 22, che è la critica demolitrice dell'americanismo, non soltanto come forma della produzione, ma addirittura come costruzione e come modello sociale, no, quello diventa. Allora si può, come diceva prima la professoressa, si può far dire a Gramsci tutto quello che si vuole. Il tempo è veramente, abbiamo pochissimi minuti, io se no no è stato per così, c'è qualche ragazzo che vedo, ci sono dei ragazzi più, volete fare una domanda su questa? Allora vorrei dire una cosa, però visto che siamo in chiusura, no? Effettivamente stasera è stato. Ah no, c'è proprio qualche 10. Sì. No, io sono vediamo, ma prendo una parte. C'è qualcuno che vuole fare qualche altra domanda? Qui ci sono tanti ragazzi, a me sembra bellissima questa cosa, possibile che anche senza aver studiato Gramsci, noi ci siamo dati una meta che era per poter pensare, andare al pensiero di Gramsci alla ricerca di una nuova sinistra, perché in questo momento è inutile cancellare il presente, non dobbiamo far finta che non esista, siamo tutti sofferenti di questo, no?
sembra che non esista più, che non sia mai esistita nessuna alternativa dentro il pensiero di Gramsci. Le sollecitazioni sono invece tantissime, gli spunti sono invece tantissimi rispetto a come sono andate le cose. La realtà è che le cose sono andate diversamente, e la parte vincente è stata quella più autoritaria, insomma, e quindi anche l'Unione Sovietica, come tutte le realizzazioni nei paesi comunisti, non sono state poi certamente coronate da successo, insomma. E non parlo solo della questione di libertà, parlo anche della questione di uguaglianza. Vi potrei dire che nel 22 Gramsci scriveva una cartolina in Russia, su cui che io ho studiato attentamente, nella quale usava già il termine burocrati e usava già il termine controrivoluzionario di se stesso. Prendetelo, è un controrivoluzionario. Era solo l'ottobre del 22. Quindi vuol dire che queste cose già c'erano, insomma, e dispute all'interno dei gruppi naturalmente anche molto sanguinose. Poi dalla dialettica sanguinosa a invece le purghe o le persecuzioni, quello naturalmente il passo, quindi da questo punto di vista il passo è grande. Però io vorrei, se c'è qualcuno dei ragazzi, anche sulla base del libro bellissimo di Paulesio, incuriosito, guardate, è un libro a tre livelli, è questo, almeno tre. C'è quello delle mie, anche quattro, ecco, allora io ne dico tre, tu dici quattro. Allora, c'è quello del piccolo, del bambino disegnato, del piccolo Gramsci, che è fantastico, che scrive e semplifica, cioè allora la lotta contro Benedetto Croce diventa la lotta contro il crocifisso, il bambino messo in punizione davanti a un crocifisso a guardare il Benedetto ed è un crocifisso, croce. Benissimo, quindi questa. Poi c'è un livello sotto di note in cui sono riportati dagli scritti, gli articoli giovanili, c'è una selezione, un'antologia di testi, dai fino ai quaderni, un'antologia di testi. Poi ci sono anelli di raccordo da una parte all'altra, da una parte all'altra, che sono scritti da lui e sono bellissimi. Anche quelli, è interessantissimo il libro, il quarto? Quando leggete il libro lo scoprite. Guardate che stasera qui non lo trovate, il libro, dovete andarlo a prendere da Feltrinelli perché non è arrivato, se cercate il libro di Luca. Però ci sono i libri dove sono tutti, questo. Però qualche ragazzo, niente, qualcuno che... Posso parlare io? Sì. Sono una ragazza, sono... Sarda. Sono sarda. E si sente, che piacere. No, tanto, io sono cresciuta male da Gramsci. Ecco. Perché fino dalle medie ho conosciuto Gramsci. Il mio professore è... sono nata vicino a Milano e quindi... Dove? A Lugano. Ah, vabbè. Siamo parenti allora. Sì. Anche la famosa questione grasciana è un sardismo, ora poi se lo la questione è un sardismo, no? Immagini, è il linguaggio contro Gemoni. Il professor Vincenzo e il professor Paulesu. Poi, perché è nata? No, niente, vuol dire che comunque sono cresciuta con gli ideali gramsciani. Tuttora io, il mio piccolo, cerco di mettere in atto nella mia vita di tutti i giorni, dell'onestà, della... soprattutto. Non so, anche, per esempio, questa idea di essere partigiani, si ribalta sempre questo concetto. Sì. Siccome è difficile tuttora, la gente non è tanto partigiana, secondo me, molti almeno. Certo. E quando lui dice, mi hanno detto di mettermi nei panni degli altri, io ci ho provato. Ma i panni degli altri erano così sudici che cioè delle cose. Quindi niente, vuol dire che mi fa molto piacere, per me è stato un bellissimo momento di... Io sono contenta, sono orgogliosa in questo momento di... Grazie. Di l'onestà è importantissima, perché prima di tutto l'onestà intellettuale. E in uno che veramente dà contenuto nuovo al Flore, alla filosofia della praxis, così la chiama lui, la filosofia della praxis, come il professor Buggio spiega molto bene, la riempie anche di un nuovo significato, il termine è già marxiano, ma mi viene riempito di nuovo significato questo nesso inscindibile tra il pensiero e io ho un capitolo che si intitola Pensare e scrivere, due punti, la praxis del carcere. La praxis del carcere è il fare, perché la mano che scrive è già un fare, è già un pensiero. Quindi è importantissimo questa ricerca continua, io vorrei anche su questo vorrei insistere, a monte di tutti questi pensieri c'è la ricerca di una nuova idea di realtà umana. Perché la realtà umana, che secondo tradizione del logos greco, secondo tradizione
cristiana, poi cattolica, religiosa, comunque in generale, è scissa tra un corpo che sarebbe la nostra realtà istintuale e animale e una mente che sarebbe invece di origine divina, anima immortale, che viene da fuori, da qualche parte. Sempre c'è questo, già in Platone c'è il demiurgo e c'è l'anima, c'è proprio l'anima, la parola psiche viene usata proprio in questo modo, no? C'è l'anima vegetativa, ci sono tre anime, eccetera, e l'anima razionale, la ragione o anima razionale. Questa irrimediabilmente conduce a, porta con sé mille altre scissioni, come se l'uomo nascesse sempre, come dire, mezzo gallina e mezzo elefante, cioè non lo so, e ogni volta si sarebbe, come se fosse originaria una natura scissa, che ogni volta poi deve essere, allora ci deve essere il dominio della ragione sugli istinti, perché sarebbero la parte perversa e cattiva dell'essere umano. Benissimo, Gramsci la rifiuta questa cosa. Io ho documentato con molti punti in cui lui indaga, proprio parlando dei bambini, parlando di come si forma, di come si forma la mente umana, quando ha inizio la mente umana, e il bambino appena apre gli occhi, dice, non si tiene mai presente che appena vedono la luce, appena aprono gli occhi, già cominciano, il pensiero non è che comincia quando il bambino ha 2 anni, 7 anni, va a scuola, la mamma gli insegna il linguaggio, ha già un'attività mentale tutta sua. Questo presuppone un'idea di realtà mentale che fa tutt'uno col corpo, perché altrimenti se noi la consideriamo che da una parte c'è il cervello e dall'altra parte c'è organicisticamente il cervello e dall'altra parte ci sono le mani, voglio dire, avremo allora che cosa? I burocrati da una parte e la forza lavoro da quell'altra, e gli operai, ma gli operai dovranno rimanere per sempre operai, altro che egemonia dal basso. E questa cosa si è verificata in tutti i regimi, anche comunisti, purtroppo, perché mancava, Feuerbach aveva detto, quello che aveva detto che è l'uomo che crea Dio, che il compito delle nuove generazioni sarebbe stato trovare una nuova antropologia. Marx a 19 anni dice che lui la perla delle perle, cioè questa realtà spirituale ma dai contorni altrettanto definiti di quella materiale, non l'ha trovata ed è ricaduto nelle braccia di Hegel. Una lettera al padre, e si dedica pertanto alla filosofia. Abbandona tutto, abbandona anche il grande amore e la grande passione per una donna, gira le spalle se volete, se ne va a Berlino a fare lo studente di filosofia, privilegia il cervello, le mani, e così poi dopo si sviluppa anche, vado per permessi molto veloci, la scissione tra struttura e sovrastruttura. Struttura è la parte materiale, la legge economica, cioè vado per riduzioni molto forti, perché troverebbe molto da ridire. Però Gramsci, e sovrastruttura che sarebbe la cultura, tutto. Gramsci tenta di risemantizzare anche il contenuto di struttura. Gramsci dice che parlare di materia, se si parla di realtà umana, è fare un'astrazione metafisica, altrettanto che parlare di spirito. La struttura di per sé, cioè le leggi economiche che adesso ci vorrebbero dire, ci sono, ce l'ha detto no, la Banca Mondiale, ce lo dice sì, la Banca Mondiale, eccetera. Le leggi economiche non sono delle cose come i temporali o come la neve d'inverno, le leggi economiche sono regolate da scelte precise, politiche e umane, e possono essere anche modificate le leggi economiche, capite? Quindi lui dice struttura, tende pian pianino per slittamenti progressivi a dire Marx sembra che si è dimenticato, ma struttura è in qualche modo una cultura che sta morente, che ormai è arrivata, è un assetto ormai cristallizzato di cultura, e una nuova cultura, una nuova cultura incalza per metterla in discussione e ribaltarla. Quindi voi capite che le scissioni sono infinite, allora tra governanti e governanti ci sarà sempre la classe che governa e gli altri che obbediscono. Lui tende invece a vedere uno scambio tra società civile e Stato, ci sarà sempre un irriducibile guerra, come tra Caino e Abele, perché il modello fondante è Caino che ammazza Abele, è il peccato originale. Questo è il punto, capite? Quindi l'esigenza anche di una nuova idea di realtà umana, di uomo, è fondativa per dare un contenuto nuovo, una ricerca di quell'uguaglianza che è il fondamento della sinistra. Poi, perché se rinunciamo all'idea di uguaglianza, la sinistra non esiste più. È inutile che ci vengano a dire allora che innovazione e conservazione sono il binomio che va sostituito, scusate, a destra e a sinistra. Perché l'innovazione a volte, faccio per dire, ma insomma lascia un po' a desiderare, non voglio fare poi... dire altre cose. Qualche altra domanda? Mm-hmm.
dato questo incontro in questa maniera, una domanda che avete saputo, c'è qualcosa che vuoi... Burgio interroga, sì, Burgio interroga perché ha molti dei suoi allievi o sbaglio? Sì, ci siamo. Ci siamo. Ecco, allora sono arrivati, io volevo un attimo se posso, vuoi fare una, tre secondi per la domanda? Vuol dire qualche altra cosa, dobbiamo andare in chiusura, mi sembra. Volevo dire solo una cosa, niente, veramente grazie per, spero che di questa serata, veramente spero che resti qualche cosa di questo incontro di questi tre autori e di leggere questi libri perché sono veramente una ricchezza. Una cosa che pensavo cent'anni prima, quando si è trattato di Gramsci stare in carcere, escono, c'era, sono situati a Sisio Pesco quelli altri giorni, no? Si è stato in carcere e ha raccontato le sue ragioni. La cosa incredibile di Gramsci è che non lo sente mai che è in carcere, o meglio, il carcere è la situazione, come dice anche te, è la situazione diciamo reale, sta in carcere, 11 anni ragazzi, 11 anni, io se ci penso mi sento proprio incredibile questa cosa, 11 anni, 365 giorni per 11, uno sta in carcere e sta, ci sono tanti tanti di quei problemi che cogli da questa vita, ma il suo pensiero... professore in qualche modo, ed è questo anche che colgo, che lo dice il professore, va veramente quasi oltre, quindi occorre leggere Gramsci, perché vi assicuro, fa proprio bene, riprendere questo discorso che diceva anche Noemi, la riflessione, è veramente, dico sempre, vabbè, noi siamo le generazioni più fortunate perché noi non abbiamo la guerra, ma dice il professor Burgio, però le guerre le facciamo fuori. Noi dobbiamo fare qualche cosa, la responsabilità. Io penso che leggere Gramsci, leggere questi tre libri, ve lo dico ovviamente, proprio fa bene. Sono libri che hanno cambiato la mia vita. Quindi veramente grazie a tutti.